Davide Barillari, è il nostro portavoce in Regione Lazio, sta sviluppando il progetto del Libro Bianco. Volevo ringraziare Gianni Colacione che ci sta riprendendo e metterà diciamo, a disposizione le riprese di questo incontro, come ripeto, per i fruitori che sono nella Regione Lazio, cioè chi oggi non è potuto venire, un iscritto o un interessato al nostro lavoro che oggi non è potuto venire, potrà vedere i lavori di questa giornata. Quindi grazie ancora. Su Liberi TV. Liberi TV. Liberi.it. Grazie. Mi sentite anche così? Sì. Allora. Bene, buongiorno a tutti, grazie per la vostra pazienza. Così non... No, ecco, puoi rimanere in piedi e alzare la risposta. Esatto. Grazie, preferivo guardarvi. Allora, io in pochissimo tempo cerco di farvi capire un po' il lavoro che stiamo facendo a livello regionale e anche nazionale. Noi stiamo lavorando a un progetto di riforma completa del sistema sanitario per rispondere sia alle domande che ha posto Antonio sia alle domande dei relatori precedenti. Noi vogliamo mettere in discussione tutto il sistema attuale. Non possiamo più pensare di mettere una pezza a un sistema che non funziona, che fa acqua da tutte le parti. Non possiamo affrontare solo l'emergenza pronto soccorso, di cui abbiamo già le soluzioni. Non possiamo mettere in sicurezza le case della salute, che sono scatole vuote che non funzionano. Non possiamo pensare di riaprire un ospedale, magari dove non serve, oppure rivedere l'assistenza domiciliare integrata. Noi pensiamo che il sistema sanitario, e soprattutto sociosanitario, sia da ridiscutere completamente, cosa che non è mai stata fatta in Italia se non per vari tentativi di riforma, ma mai riuscita. Vogliamo anche rimettere in discussione il ruolo del medico di medicina generale, che è un elemento centrale di disfunzione di questo sistema, ma il ruolo stesso anche del privato, degli erogatori privati, che molto spesso, come dicevamo anche prima, svolgono in parte o non correttamente il loro ruolo di assistenza pubblica. Cerchiamo di rivedere tutte le criticità del sistema. In questi quasi 5 anni in regione abbiamo capito dall'interno cosa non funziona, perché in questi 5 anni non siamo stati fermi a dire Zingaretti stai sbagliando e ogni giorno a dire le cose che non va. Abbiamo in questi anni maturato un'esperienza, perché abbiamo stretto legami molto forti con tutti gli operatori, con i professionisti sanitari, con i pazienti, con tutte le associazioni che in questo momento stanno dicendo qualcosa, propongono qualche soluzione, e soprattutto abbiamo preso i contatti con le altre regioni e con esperienze anche internazionali di sanità. Quindi il dogma che vogliamo smontare è questo tipo di sanità, che è ferma al Novecento. Okay? Questa è una sanità che attende la malattia, che cura la malattia e guadagna dalla malattia, e questa cosa non deve più succedere in Italia. Questo lo dice anche la comunità scientifica, paradossalmente gli stessi medici, gli stessi enti di ricerca nazionali e internazionali dicono che questo modello ormai non funziona più, cioè non possiamo più permetterci di non fare prevenzione, ma quella vera, e soprattutto non intervenire nelle fasi, per così dire, iniziali della malattia, partendo dalla scuola, dall'età diciamo evolutiva, dall'età in cui il bambino ancora non è nato ma già sviluppa delle possibili patologie. Questo è proprio l'approccio che noi vogliamo ridiscutere. E vi posso dire che il modello è quello di un, abbiamo accennato a questa sanità predittiva, in realtà è la sanità di precisione, è un modello di sanità di iniziativa che non attende passivamente il malato. Quando già io ho un sintomo, cosa faccio? Vado dal mio medico, mi fa fare degli esami, poi mi perdo nel sistema sanitario, non so dove andare. In realtà noi cerchiamo di spostare tutta l'attenzione dall'ospedale al territorio, ma questo già lo dicono da anni, ma soprattutto nell'attivare quegli strumenti di assistenza personalizzata, domiciliare, i famosi PDTA, su misura di ogni cittadino, la medicina di precisione personalizzata, si chiama anche medicina sistemica. Ne parlano anche qua da anni nei vari convegni, però non arriva mai a un decisore politico, la legge non arriva mai, c'è sempre un freno di qualcuno. Anche su questo abbiamo moltissime idee molto chiare. Allora, io ormai è difficile anche portare delle slide. Se voi conoscete già un po' il progetto Libro Bianco, avete tutto il materiale disponibile, vedete online che è un lavoro immenso. Noi ci stiamo lavorando già da 3 anni, ci metteremo ancora un anno e arriveremo nel 2018 con un piano sanità completo che tocca tutti gli aspetti di questa riforma.
Abbiamo 8 gruppi di lavoro, stanno lavorando 150 professionisti su questo progetto. Abbiamo già 3 spin-off, cioè sottoprogetti in atto da questo progetto principale. Ve lo dico brevemente: sono il rapporto fra inquinamento e salute, cosa che sulla sanità non ne parla quasi nessuno, cioè risalire le cause ambientali che provocano moltissime patologie, anche croniche, tumori, sapete benissimo di cosa stiamo parlando. Un altro progetto legato a questa riforma è il rapporto fra alimentazione e malattie, cioè fra salute e quello che mangio. Anche questo non è praticamente quasi mai stato messo in discussione, anche qua per motivi di grossa commerciale, così come anche tutta la farmaceutica. Stiamo toccando degli aspetti che sono cruciali, critici, e che sinceramente nessuno ha mai messo in discussione, perché erano tutti legati a difendere quella lobby o quell'altra. Qua vogliamo rivedere tutto l'approccio a come ci curiamo, a chi ci cura e come possiamo evitare di ammalarci. Questo è proprio l'approccio più importante. E poi tutta l'area olistica, il terzo spin-off, che riguarda anche il rapporto fra tutto quello che non è medico, che però negli anni si è evoluto, che è il rapporto fra mente e corpo. Anche questo è un elemento importante che la sanità spesso l'ha messa un po' da parte. Però in realtà ci sono tantissimi professionisti che stanno facendo un lavoro che poi di cui già abbiamo moltissimi risultati. Allora, cerco di essere veramente breve. Partiamo dal principio che questo sistema, come io ho detto, non funziona. L'ospedale non parla con il territorio, i servizi territoriali sono sempre stati promossi, ma mai c'è stato un investimento forte. Così come, se io sto male, cosa faccio? Vado dal medico o più probabilmente vado al pronto soccorso. Quindi c'è un'affluenza di milioni di cittadini in Italia che vanno al pronto soccorso in modo inappropriato con codici bianchi e verdi, oppure rinunciano alle cure. Quindi o mi indebito per farmi curare, o rinuncio alle cure stesse, addirittura vado al pronto soccorso, mi faccio ricoverare e poi me ne vado via. Questo numero sta sempre più aumentando. Quindi già il modello di come la sanità è verso il cittadino è sbagliato. Abbiamo tantissimi consultori, consulte, UA, abbiamo di tutto, però questo sistema è scoordinato e non è funzionale ed è costosissimo. Okay? Noi pensiamo di quale conseguenza che tutto va al privato. Alla fine tutto questo percorso in cui ci perdiamo, fra esami, torno dal mio medico, faccio altri esami, vado allo specialista, non mi fido di quello che vado specialista, vado dall'altro specialista, mi perdo in questo sistema, alla fine spendo un sacco di soldi e vado dal privato. Le liste d'attesa, le agende chiuse. Un altro problema che Zingaretti poteva risolvere in 4 anni non l'ha fatto, anche qua per le famose lobby. Un altro problema di cui abbiamo le soluzioni e non si risolve per motivi politici. Quindi cosa succede? Vogliamo rivedere tutti gli aspetti di questo sistema che fa qua da tutte le parti e correggere in maniera coordinata tutto il sistema, va bene? E per far questo abbiamo sviluppato un modello a cui stiamo, magari ve lo faccio vedere, però chi ha già visto, chi conosce già il progetto Libro Bianco, avete già avuto modo di... Ok, qualcuno non ne sa nulla. Allora, vi faccio vedere un attimo questa cosa. Noi pensiamo innanzitutto di intervenire... Ah, dico anche che a questo progetto ci sono 150 professionisti, dura da 4 anni, ci sarà un altro anno di lavoro, e sono coinvolte 32, che è un numero importante, fra associazioni, enti di ricerca, sindacati, diciamo, parliamo anche con un sistema molto allargato di competenze, quindi stiamo facendo un lavoro molto, molto grosso. Faccio vedere solo una cosa. Perché ormai abbiamo, siccome il progetto è così ampio, non riusciamo più neanche a farlo vedere, perché abbiamo stampato un documento che è largo 3 metri, perché si sviluppa, noi partiamo da 8 gruppi di lavoro in cui ognuno analizza un pezzo della sanità e ogni gruppo poi sviluppa sempre di più le aree fino ad arrivare alla soluzione. Quindi pensate a una sorta di albero con rami che sempre più si stanno allargando, sempre più verso centinaia di soluzioni che stanno integrandosi fra di loro. Vi faccio vedere innanzitutto il modello. È tutto online, gli approfondimenti sono... Allora, noi stiamo lavorando su questi 8 aree di intervento, che sono quelle un po' dei piani operativi della regione, sono i livelli nazionali
collaborazione, cerchiamo di innanzitutto mettere in discussione appunto tutto il modello sulla base di questo approccio non più attendista della malattia, ma che anticipa l'insorgenza delle malattie. E in questo caso il modello molto velocemente è questo. Non posso alzare. Allora, cerchiamo innanzitutto di considerare il paziente non più come un paziente malato, su cui io posso poi attendere la cronicità, attendo la malattia, attendo i sintomi, vado dal medico quando sto male e inizio un percorso terapeutico o di assistenza personale. Noi vogliamo invece intervenire sui sintomi sentinella prima che la patologia si sviluppi. E questa già si può fare, ma già da molti anni, però non si è ancora, in realtà non si è ancora sperimentato in modo concreto. Però già ci sono i presupposti per farlo. Quindi vogliamo capire innanzitutto di tutti i cittadini, divise per coorte, diciamo per fasce, diciamo, di popolazione, quali sono le predisposizioni alle patologie. Cioè io vivo male, per esempio, mangio in maniera scorretta, ho uno stile di vita inappropriato, non faccio attività fisica, ho delle caratteristiche anche genetiche che mi porto dietro, diciamo, dalla nascita, che potrebbero farmi sviluppare alcune malattie. E alcuni di questi, alcuni degli elementi che magari stanno intorno a me, che può essere alcuni fattori ambientali, alcuni fattori sociali, economici, un tipo di inquinamento che io magari negli anni assorbo, mi portano a sviluppare una serie di malattie. La nostra idea è quella di intercettare questi segnali, questi fattori, fare una mappatura che già esiste nel Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio e solo mettere in relazione questi dati e riuscire a identificare per ogni persona singolarmente qual è la, diciamo, l'area, la fascia di rischio. In questo caso io attivo poi il sistema sociosanitario regionale, quindi prima che la persona sappia di avere la malattia. Questa può sembrare fantascienza, ma in realtà già la medicina può farlo. Vedete, quindi io attivo questo modello che si può fare sulla base della predisposizione alla malattia, quindi non quando la malattia è già conclamata o cronica, quindi già sono in fase avanzata. Una malattia, a parte alcune malattie infettive, a parte alcuni tipi di tumori, ma spesso molte malattie si sviluppano negli anni. Io magari ho anche più malattie, che di solito le patologie anche croniche, degenerative, hanno più malattie in contemporanea. In questo caso io cerco di iniziare a identificare i primi sintomi, i primi segnali, le predisposizioni ad alcune malattie e su quelle intervenire in modo preventivo e proattivo. Quindi faccio una sorta di monitoraggio della popolazione, che in realtà sono già dei modelli, anche qua utilizzati molto all'estero, di population health management. Cioè il fatto che io posso, anticipo già una cosa successiva, ecco, che il mio scopo come sistema, come regione, come sistema sanitario è mantenere la popolazione sana, evitare che sia male. Questo già lo dice l'OMS da anni, però nessuno ha mai provato ad applicarlo. In questo caso io cosa faccio? Identifico la popolazione, diciamo, a rischio e intervengo subito su quella attraverso tutta una serie di revisioni del modello sanitario. Quindi non più l'attesa appunto della malattia, ma la costruzione di percorsi diagnostico-terapeutici, non più, voi avete un po' l'idea delle case della salute, i PDTA, i percorsi obesità, i percorsi, diciamo, PCO. In realtà noi dobbiamo sviluppare percorsi specifici per ogni persona in base alle sue esigenze personali. Questo è il fabbisogno di salute, che è diverso magari da un paziente che ha una malattia e un altro che ha la stessa malattia ma ha sintomi o tempi o caratteristiche diverse. Stavo 2 o 3 giorni fa a un convegno in cui dicevano che adesso conosciamo, faccio l'esempio dei tumori, conosciamo alcuni tumori, il tumore alla mammella, il tumore al colon, eccetera. Di questi tumori sappiamo sempre di più come sono fatti, sempre di più quali sono anche in buona parte anche la genesi e lo sviluppo di questi tumori, e sempre più li stiamo differenziando. Quindi sempre di più avremo delle terapie, dei farmaci, degli approcci anche terapeutici specifici su quel tipo di tumore, sempre più vicino alla persona che sviluppa il tumore in tempi diversi, in modalità diverse, e deve essere curato in modo diverso rispetto a un altro che ha lo stesso tumore, la stessa malattia. Questa è la medicina personalizzata di precisione. Quindi il modello attuale non prevede ancora tutto questo. Il modello attuale prevede che noi andiamo, quando stiamo male, al medico o andiamo a farci ricoverare per fare un esame. E c'è la solita terapia o il farmaco che va bene per tutti. Però su questo la genetica ha fatto grossissimi passi in avanti. Si parla di farmacogenomica, si parla di molte nuove tipologie di approccio che sono davvero innovative e rivoluzionarie. Fanno risparmiare poi il sistema sociosanitario, questo è il paradosso. Quindi userò meno farmaci, sempre più specifici, e sempre più la soluzione sarà capire cosa sta intorno a me che potrebbe bloccare, velocizzare lo sviluppo della malattia. Ecco, su questo però dobbiamo vedere come riformare tutto il sistema sociosanitario. In questo caso il medico non è più al centro del mondo,
Innanzitutto perché il medico è un attore importante di questo sistema di approccio personalizzato. Il medico attualmente è solo un prescrittore, vado lì, mi dà la medicina, in modo anche inappropriato, ci sono tantissimi problemi sul medico di medicina generale, infatti vogliamo rivedere, stiamo già discutendo con i medici, con la FIMGE, con lo SNAMI, con diciamo, chi attualmente rappresenta la classe medica, di rivedere proprio il loro ruolo. E fra le soluzioni che abbiamo già identificato in questo famoso libro bianco, c'è la revisione completa dell'accordo regionale nel rapporto fra ASL e medici, perché vogliamo per esempio verificare come lavorano, quali performance hanno e legarli anche a obiettivi di qualità ed efficacia delle cure. E questo è un altro elemento che vogliamo poi portare. Attualmente nessuno sta monitorando né l'attività dei privati, gli erogatori privati, neanche del pubblico. Non abbiamo anche strumenti di valutazione delle performance, dei risultati, dell'efficacia delle cure, di quanto stanno producendo salute o producendo invece questo meccanismo perverso in cui alla fine più sto male, più sono remunerativo per chi mi eroga il servizio. Così come sull'assenza domiciliare, non c'è qualcuno che valuta anche l'efficacia dei percorsi, o i percorsi non vengono ottimizzati sulla base dei reali risultati. Noi stiamo rivedendo anche come il paziente stesso interverrà in questo processo di follow-up, se conoscete un po' il meccanismo, attraverso proprio una rivisitazione del ruolo stesso del malato, che non è più una persona che subisce un servizio, ma è lui l'attore su cui tutto gira intorno. Chi ci gira intorno? Quello che serve alla persona, perché a me magari non serve neanche il medico di base, magari mi serve solo un genetista, oppure un dietologo, un nutrizionista, uno psicologo, e sulla base di quello costruisco il PDTA della persona, il percorso della persona. E poi c'è un'altra persona che non esiste attualmente che verifica se questo percorso è corretto e si porta al risultato oppure no. Ok, sarebbe da parte per ora. Vado velocissimamente. Allora, anche perché abbiamo in questo momento, è una discussione fortissima in ambito scientifico, abbiamo i cosiddetti big data. A differenza del passato, adesso non è più il mio medico che mi fa l'anamnesi, che conosce la mia storia. Adesso c'è tutto un mondo intorno a noi di informazioni sui luoghi che frequento, su quello che mangio, su quali farmaci uso, sulle caratteristiche anche del territorio, quali malattie sono più diffuse o caratteristiche diciamo ambientali dove nel mio municipio, nella mia città, io sono soggetto a queste influenze esterne. Se io metto insieme tutti questi dati, che attualmente sono sparsi qua e là, addirittura dispositivi che stanno monitorando la mia salute, che posso indossare, costano pochissimo, sempre più saranno diffusi questi meccanismi, e anche lo mio stesso telefono traccia tantissime informazioni su di me che io potrei usare per fare prevenzione. E tutto sta nel far partire questo fascicolo sociosanitario elettronico, che è quel quadratino lì a sinistra blu, in cui tutte le mie informazioni saranno concentrate. Adesso quando faccio un esame, cosa faccio? Mi porto a casa la mia cartella sanitaria, l'esame che ho fatto. Il mio medico non lo sa, l'esame che ho fatto. Sono dati che stanno ovunque, sono sparsi qua e là. Noi vogliamo avere in unico luogo tutte le informazioni sanitarie, sociosanitarie sulla persona. E da lì questi dati che sono oro, su quello io faccio un lavoro di prevenzione. I miei dati personali che descrivono la mia vita, li metto insieme ai dati epidemiologici, i dati ambientali, tutti i fattori di inquinamento, tutte le informazioni che ho sparse qua e là, e su quello costruisco, faccio scattare questi segnali sentinella tramite sistemi informatici molto che già sono utilizzati, in cui posso davvero tracciare e mettere in relazione questi dati e capire la relazione con alcune malattie. Tutto arriva a fare questo piano di interventi terapeutici personalizzati sulla persona e poi l'assenza domiciliare, che è la soluzione. Non più vado in ospedale quando sto male, ma la sanità viene a casa mia perché lì ho il mio, mi costa meno e ho l'ambito migliore per poter magari intervenire in moltissimi casi. Quindi, e poi metto la persona sana in relazione con tutti quelli che hanno la stessa patologia o la stessa malattia. In questo caso costruisco anche una comunità di persone che insieme a me mi aiuteranno nel mio percorso temporaneo di cura e di assistenza per tornare alla situazione di benessere psicofisico, quindi all'omeostasi, diciamo alla situazione di benessere in cui l'obiettivo finale di questo sistema è tutto questo. Non lasciarmi cronico o farmi girare nel sistema sanitario in un RSA o un hospice, ma farmi ritornare nella mia condizione di sano a casa mia e continuo la mia vita normalmente. Ok.
Dove il dibattito almeno 10 minuti li lasciamo. Vi ringrazio, ci sarebbe moltissimo da dire ancora, però tutto quello che vi ho detto lo trovate sul sito, su questo sito internet. C'è un mare di informazioni, materiali che stanno producendo questi gruppi di lavoro, questi 150 professionisti, e su questo sito stiamo ragionando insieme, stiamo costruendo questo modello che nel 2018 sarà la proposta del Movimento 5 Stelle in questa regione e forse anche un po' più in là. Grazie.